Eccoci, siamo nella cantina dell'azienda Uberti, come si può dire, Santa Santorum, dove le bollicine di Franciacorta vengono prodotte da un po' di tempo. Adesso ci arrivo, intanto buongiorno e benvenuta Silvia Buongiorno. Uberti e a Giuseppe Salvioni, amministratore delegato del consorzio di Franciacorta. Buongiorno Dicevo che insomma, è qualche anno che fate vino voi, a voi. È no? dal 1793, Ecco appunto, sì, la stessa famiglia. stessa E famiglia. questa è una di quelle storie italiane meravigliose che noi abbiamo e di cui siamo gelosi e orgogliosi, perché proseguire così, ecco, qual è il percorso di una cosa del genere? Cioè, dov'è che sta la volontà e magari anche il rischio che qualcuno dica no, io mollo. Sì, Ecco, assolutamente. invece. Metto la passione innanzitutto, passione per ciò che si fa, passione per la terra in cui siamo e per la terra in cui viviamo. C'è passione e un passaggio anche di questa passione da nonno a padre e a figlio. Ecco, il segreto sono Quindi è una quello, questione anche di sentori, di profumi, di sensazioni, no? no? Non soltanto Assolutamente, di. Poi, sì. certo, è un impegno imprenditoriale Un impegno importante. imprenditoriale è una cosa graduale, fatta gradualmente. Siamo partiti nel 1793, ma in modo molto graduale. Era una realtà a colture miste. Si lavorava il bacco da setta, c'era bestiame, si lavorava la vigna, Certo. fino a passare successivamente, negli ultimi 40 anni con mio padre, a diciamo, un indirizzo totalmente vitivinicolo. Per cui. Anche con delle scelte complesse, come ci raccontava prima, di fare delle bottiglie che conservano il sentore e il sapore di più vendemmie. Assolutamente, sì. No, come si chiama qui Il il quinque, quinque? Il sì. quinque ha uve di. Di diverse annate, di diverse vendemmie dal 2002 al 2006, la prima Ecco, edizione. pensate, si beve un sorso di un periodo, no? Sì, Sì, perché sì, uno poi sì, comincia magari a ricordarsi cosa è successo in quel sì. periodo, cosa c'è Esatto. stato, e quindi diventa un'emozione ancora più Ancora più intensa. forte. E ne state preparando uno di quanti anni? Adesso abbiamo in programma i 15 anni, è stato 15 anni, imbottigliato i pensate. 10 anni, che verrà pronto penso tra un paio d'anni. Abbiamo avuto la fortuna di assaggiarlo adesso, di aprire un po' la tendina di cosa succede e devo dirvi che profumi veramente eccezionali. Dottor Salvioni, il consorzio è fatto di gente così. Il consorzio è fatto di gente così, per fortuna della Franciacorta e del consorzio, che nel corso degli ultimi 20 anni si è, come dire, amalgamata perfettamente da persone che magari provenendo da altre esperienze imprenditoriali hanno colto la passione delle persone che invece producevano in questo territorio vino da oltre 2 secoli. E hanno deciso di investire, essendo colte Certo. dalla stessa passione, nel territorio. E quindi questo mix tra la storia e la passione, l'imprenditorialità e la passione, ha creato, pensiamo, un'amalgama veramente notevole in un territorio piccolo, baciato dalla fortuna, perché la qualità del territorio, del clima, la bellezza dei paesaggi e delle sue storie. È solo Quindi fortuna, persone, aziende, qualcosa la onestamente. mette anche il buon Dio, diciamo così. Assolutamente Ecco. sì, e hanno creato questo mix particolare che è la Franciacorta. Non a caso, come dire, sotto la parola Franciacorta c'è scritto Unione di Passione. Certo. Quanti sono i membri del consorzio? Le cantine Le cantine associate ad oggi associate. sono 116 ed oltre a queste 116 cantine vi sono oltre 100 viticoltori puri. Meraviglioso. E qualche numero, non so, può interessare, quante bottiglie vengono prodotte? Allora, noi in realtà diciamo sempre quante bottiglie vengono vendute, Beh, perché meglio, nella ci interessa questo, quante produzione, bottiglie come sappiamo, passa qualche tempo, qualche Esatto. anno e spesso Magari anche qualcuno stappata in decina, casa, e in qualcuno cantina, stappato in casa, perché esatto. la qualità della produzione bisogna tenerla Assolutamente, costantemente sotto certo. controllo. L'anno scorso sono state vendute oltre 17 milioni di bottiglie di Franciacorta, quindi un numero importante. Assolutamente. Che ha visto una fortissima crescita, in particolare negli ultimi 5-6 anni, e pone la Franciacorta come prima denominazione italiana per la
le bollicine di alta qualità. Lo diceva prima il presidente Moretti, un estero che ama la Francia corta, che ne chiede di più e sempre di qualità, è così? Assolutamente sì, in realtà per noi rispetto ad altri vini di alta qualità l'estero rappresenta una percentuale ancora limitata, perché siamo sopra il 10% e quest'anno probabilmente arriveremo attorno al 13%. Abbiamo cominciato pochissimo tempo fa, quindi all'estero siamo giovani, ci sono alcuni paesi nei quali sia i volumi che la conoscenza e l'appetibilità della Franciacorta è elevata, in particolare Stati Uniti, Giappone, alcuni paesi europei quali Svizzera, Belgio e Germania. In altri paesi invece siamo veramente dei bambini appena nati. Beh, questo possiamo solo crescere, bene, assolutamente. Crescere vuol sempre dire fornire occasioni nuove ai produttori, fornire nuove possibilità di lavorare, di fare, che è poi il motivo per cui le persone si impegnano in questa passione. Bene, io vi ringrazio e però vorrei finire spillando dal tino, la vendemmia di quest'anno, il bambino piccolo, la vendemmia 2016, eccoci qua, avremo questa fortuna con Silvia, giusto? Sì, Silvio Berti, che è qui. Adesso ci vedete, ha questa piccola chiavetta che apre il, eccolo qua, vedete? Perfetto, grazie, così possiamo, prego, eccoci qua, guardate come, questa è un'operazione rara, è una fortuna che abbiamo, siamo, testimoniamo per tutti voi, ovviamente insieme, questo è il brindisi alla Franciacorta, ai suoi produttori e ovviamente al consorzio. A voi. A voi.